Siamo al nodo delle banche, la situazione politica nazionale, il futuro dell'Ilva, temi al centro dell'incontro di CGIL, CISL e UIL oggi a Torino. C'era anche il segretario della nazionale della UIL, Carmelo Barbagallo, che ha attaccato il governo. L'impressione è che Renzi stia perdendo molti colpi, ha detto e poi ha aggiunto: il decreto sulle banche è incomprensibile, non hanno rimborsato i risparmiatori per le perdite subite. Molto critico anche sul Jobs Act, sentiamolo. 12 miliardi di euro per avere realizzato il riciclaggio di posti di lavoro, 200.000 ci dicono, bene, 150.000 partite IVA fasulle in meno, quindi sono solo 50.000, non solo, ma hanno introdotto un sistema di precariato criminale che è quello dei voucher, lavora ore per tutti i settori. Le amministrative a Torino sarà...